Nel XXV secolo, le risorse terrestri si esaurirono, definitivamente. Disperati e sull'orlo dell'estinzione, ci avventurammo nel vuoto siderale per scoprire nuovi mondi da saccheggiare, da depredare. La Terra si concentrò su questo obiettivo. Vennero creati i Planet Cracker, di cui l'USG Ishimura fu l'esempio più famoso. La trivellazione invasiva dei pianeti divenne comune. Era l'unico modo per rimanere in vita. Infine, l'avidità posò i propri occhi anche su Aegis 7, un pianeta da secoli dichiarato inaccessibile per ragioni sconosciute. Lì, sepolto sotto la superficie, c'era un artefatto, il marchio rosso, perduto e dimenticato da tempo. La religione che consideravo mia ha trovato il proprio santo Graal, la chiave dell'immortalità umana. La morte non è la fine. O almeno così pensavamo. Non portò la salvezza. Mia devozione, ti non parlo che la gente! Portò dannazione. Esci dalla mia testa! Il marchio portò la pazzia, l'assassinio e il caos. Portò i necromorfi. Chi fuggì dal pianeta trovò rifugio sull'Ishimura, in orbita intorno al pianeta. Qui la navetta CSO4, la colonia è stata invasa, non possiamo tornare indietro. Il flagello liberato su Aegis 7 li seguì. Nel giro di poche ore, le comunicazioni sull'Ishimura cessarono. La mega corporazione inviò una squadra di riparazione per controllare il proprio investimento. Pare che tutti se la siano data a gambe. Nell'equipaggio era presente un ingegnere, Isaac Clark. Isaac, sono io. C'era qualcosa di importante a bordo dell'Ishimura. Vorrei poterti parlare. Io. Nell'oscurità, Isaac trovò la morte. Ma che? Non lo so, sei portata qui con noi! Isaac, vieni subito via di lì! E il marchio rosso. Non era né sacro né alieno, era umano. E poteva essere utilizzato per fermare la fuoriuscita. Isaac trovò anche Nicole. Grazie, Isaac. Ho sempre creduto in te. Dopo essersi tolta la vita, la ragazza divenne un'emanazione del marchio. Isaac riuscì a fuggire. Ma tutto venne distrutto. Tre anni dopo, Isaac si risveglia in un ospedale sulla stazione Titan, una metropoli del governo terrestre sulla luna maggiore di Saturno. Isaac è sopravvissuto, ma la sua mente è in pericolo. Perché il marchio può cambiare tutto.